everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi siamo nella rubrica Lip Book. Sigla. Per chi fosse nuovo in questo canale, la rubrica Lip Book è la rubrica dedicata agli swatch dei rossetti. Io sono una lipstick junkie e ogni tanto mi prendo lo schiribizzo per farvi vedere un po' di rossetti che mi piacciono. Abbiamo testato rossetti liquidi, rossetti in stick, matite. Oggi voglio farvi vedere una categoria di rossetti che io generalmente detesto, però in questo caso mi sono dovuta ricredere, tant'è che, essendo questo video in collaborazione con Pupa, loro mi avevano chiesto di poter promuovere dei rossetti opachi, però io ho insistito nel promuovere questi perché questi rossetti sono metallici e credo che vadano benissimo anche per questo periodo, diciamo, autunnale invernale. Sono delle colorazioni assolutamente dark skin friendly tutte quante, ad eccezione forse della prima, che ha bisogno di un aiuto, di un supporto, di una lip liner, perché ovviamente io, per essere scura, sono molto chiara. Quindi, diciamo, l'incarnato scurissimo potrebbe avere delle difficoltà nell'applicare quel rossetto specifico, il primissimo. Però, ad eccezione di quello, vanno tutti bene. Sono rimasta piacevolmente colpita perché, come dicevo prima, non sono un amante dei rossetti metallici. Per me è difficile trovare un finish che soddisfi le mie esigenze. Questi, devo dire che vanno molto vicini alla perfezione perché sono confortevoli sulle labbra, hanno un finish metallico, ma non è quel metallico che dici oddio, si può portare anche durante il giorno per andare al lavoro, cioè è un giusto compromesso tra il out of the box e il wearable. Sì, ma come si chiama questa collezione? Come si chiamano questi rossetti? Questi rossetti si chiamano I Am Metallic, e proprio perché loro mi avevano inviato questi rossetti in realtà come PR semplice, quando magari tutti i brand ti inviano delle cose, loro poi, ovviamente avendoli già utilizzati e non avendoli tutti, mi hanno inviato un altro pacco con tutta la linea di questi rossetti e ci sono anche delle matite. And I'm like, dark skin approved, dark skin approved. Eccoci qua. Quindi ragazzi, queste sono le matite che devo dire si possono utilizzare anche autonomamente, and I'm very happy about this. Sono morbidissime ragazzi, proprio morbide, look at that. Cioè, scusate. Questa è la consistenza. Poi c'è questa matita che secondo me è ottima per andare ad aggiustare tutti quei rossetti che magari non vanno bene proprio per gli incarnati scuri. Ovviamente questi sono adattissimi anche per gli incarnati chiari. Ho visto un po' di video anche di Michelinia dove promuoveva proprio tutta la collezione, quindi io sono felicissima che anche questi siano dark skin approved. E come dicevo prima, sì, ho dei doppioni e loro mi avevano inviati 5 rossetti, quindi 5 io ne ho doppi. Who knows, maybe I'm gonna do a giveaway. Visto che ogni volta che faccio video in collaborazione o slash sponsorizzati, le persone non guardano il video e un po' mi dispiace perché comunque viene un po' messa in dubbio la mia credibilità. Io non promuoverei mai una cosa che non mi piace, non sono una di quelle persone che promuove le cose solamente perché viene pagata, e i brand questo lo sanno molto bene. Non sono un tipo di persona che si lascia abbindolare da questo genere di cose. Io tengo tantissimo alla mia credibilità e anche al fatto che voi possiate o meno comprare delle cose sotto mio consiglio. Proprio perché mi piacciono questi rossetti, ve li voglio regalare. Vi regalerò quelli che io ho doppi, e se non stai guardando questo video, it's peggio per te. Comunque, ragazzi, adesso passiamo al video. Ah no, scusate, dimenticavo una cosa. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e passiamo a questa sfilata di rossetti. I should fall, just go ahead, go and catch me, baby.
Turning.